Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati su Vivo Cammino, sono al limone, pronto per partire per questa via Marenca, ma prima di tutto vado a comprare la focaccia. 5 e 5. Ho scoperto che a Limone a inizio giugno è praticamente tutto chiuso, comunque ho trovato una panetteria che mi ha lasciato la focaccia. Oggi è il 14 giugno, pochi giorni fa era il mio compleanno. E allora, quale modo migliore per festeggiarlo se non con un breve cammino? Monica mi ha fatto questo regalo e mi ha detto vai, io tengo l'una per 3 giorni. E quindi mi sono studiato un itinerario da Limone a Imperia in soli 3 giorni. In quattro sarebbe decisamente più tranquillo, ma io ne ho tre a disposizione, quindi lo faremo così. Oggi come prima tappa andrò da Limone a Rifugio Don Barbera. Una tappa abbastanza corta come chilometri perché dovrebbero essere meno di 15, ma con un bel dislivello sono almeno 1500 metri. Le prossime 2 tappe saranno decisamente più lunghe come chilometri, ma con un dislivello inferiore. Allora, per andare da Limone al Don Barbera avete varie opzioni. Se siete in bici conviene seguire la strada asfaltata, salire al Colle di Tenda e poi da lì prendere la Via del Sale. Invece a piedi conviene prendere il vallone di San Giovanni e raggiungere il Colle della Boaria. Se funziona, potete prendere anche la cabinovia che vedete qua dietro di me. A giugno invece ovviamente è chiusa e quindi io me la faccio a piedi. Arrivato a Casali Brick in circa 40 minuti, io ho fatto dei sentierini in mezzo alle piste da sci, ma si può arrivare qui anche seguendo la strada asfaltata. Da qui invece inizia una bella strada serrata che ci porta alle Meire Ballette. Questo sperone di roccia qui davanti, quando eravamo piccoli lo chiamavamo il dente del gigante. Non credo che si chiami così ufficialmente, però non so il nome, se lo trovo ve lo scrivo qua sotto. Un po' prima delle Meire Vallette c'è una deviazione, qua un sentiero che vedete dietro di me, che vi porta al Lago Terrasole. Che potete prendere eventualmente se volete fare un giro un po' più lungo, ma più tranquillo, più semplice. E da Lago Terrasole raggiungete Baita 2000, quindi il casello di ingresso della Via del Sale, poi da lì in poi seguite la Via del Sale e la strada militare. Più avanti invece ci saranno altre 2 deviazioni, una che vi porta al Colletto Campanile e un'altra che vi porta al Colle della Perla, da cui per entrambi potete prendere la strada militare. Io invece vado sul sentiero più diretto verso il Colle della Boaria, sperando che non ci sia troppa neve perché quest'anno ha nevicato tanto e penso ci sarà ancora qualche nevaio e poi eventualmente valuterò dopo. Eccomi qui all'ultimo bivio, il Just della Perla, io prendo su di qua per il Colle della Boaria. Invece dall'altra parte, sopra queste parti qua, c'è una via ferrata, Brick Valletta, lo dico per chi fosse interessato,
a me le ferrate non dicono nulla, diciamo che non sono ferrato sul tema. Qui mi avventuro nella giungla, meno male che ho tenuto i pantaloni lunghi, direi. Dal Jazz della Perla il sentiero si inerpica, supera il vallone che porta al Colle della Boaria, bello dritto, impegnativo. Questo sentiero l'ho già fatto due volte nella mia vita, ma entrambe le volte ero di corsa perché stavo partecipando ad un trail e quindi non me lo ricordo bene, perché quando corro in montagna devo guardare principalmente dove metto i piedi per evitare di farmi male. Questo è uno dei motivi per cui la corsa in montagna mi piace ma non mi fa impazzire. In generale in montagna preferisco camminare, andare a un ritmo più tranquillo che mi consente di fermarmi, osservare il panorama, fare le foto, fare i video, godermi un po' di più il posto. Preferisco mille volte correre in pianura, dove abito io, su strade di campagna anonime dove non ci sono grandi cose interessanti, quindi posso correre tranquillamente senza distrazioni. Fatemi sapere se anche qualcuno di voi la pensa allo stesso modo. Come avete visto c'era un nevaio sotto, ma tranquillamente aggirabile. Adesso sono sotto al famoso tornante della via del sale, subito prima del Colle della Boaria, che è diventato famosissimo negli ultimi anni perché è molto molto instagrammabile e su tutte le pubblicità della via del sale c'è sempre e solo rappresentato questo tornante, come se la via del sale fosse solo ed esclusivamente quel pezzetto lì. È molto bello, molto scenografico, un'opera di ingegneria militare notevole, però la via del sale è molto alta. Colle della Boaria, eccoci qua, 3 ore 20 circa, più o meno come da cartelli. Sono le 11.40, un po' presto, ma io ho fame, quindi mi faccio pranzo. Dal Colle della Boaria si entra in territorio francese, dritto davanti a me c'è il Margareis, la cima più alta delle Alpi Liguri. Da adesso in poi, fino al Saccarello, dove arriverò domani, si cammina sul confine tra l'Italia e la Francia per raggiungere il Colle dei Signori, dove c'è il rifugio Don Barbera. Da qua in poi si può seguire ovviamente la strada militare, molto semplice, ma io invece prenderò questa traccia qua, che va al Giatti Malaberga e poi risale su al Colle dei Signori. So già che sarà molto poco indicato, infatti ho una traccia GPS da seguire, ma a me piace andare a scoprire sentierini sconosciuti e quindi vado giù di qua. Spinaci! Come previsto, questo sentiero è poco indicato, ci sono delle tacche, ogni tanto gialle, ogni tanto bianco-rosse, però a volte non si vedono e quindi è necessaria una traccia GPS per non perdersi. Eccoci qui, Colle dei Signori, siamo arrivati alla fine della strada, perché qua dietro c'è, là sotto, il rifugio Don Barbera. Sono le 2:15, siamo arrivati molto presto, adesso vediamo, si sta coprendo molto, avevo ancora intenzione di fare due passi intorno ed eventualmente salire sul Margareis, però se
sì, questa nebbia non me la sento tanto. Allora, il sentiero che ho fatto molto bello, però diversi tratti sono poco segnalati, quindi se non siete avventurosi dal Colle della Boaria consiglio assolutamente di seguire la strada militare, su quella non potete sbagliare e arrivate un po' tranquilli al Colle dei Signori. L'unica pecca di questa strada militare è che purtroppo d'estate è trafficata di macchine e moto, e quindi se camminate non è proprio il massimo. Oggi è ancora chiusa la via del sale per le auto perché riapriva il prossimo weekend, però comunque d'estate ci sono due giorni della settimana, che non mi ricordo quali sono, comunque ve lo scrivo qua sotto, in cui invece la via del sale è riservata a escursionisti e ciclisti, quindi se volete venirci considerate questa cosa. Ci ho provato, sono arrivato qui al passo della Gallina e mancano ancora 300 metri per la cima del Val Galese, ma guardate, non si vede proprio niente, è su. In realtà non aggiunge niente alla mia traversata sulla via Parenca, volevo fare la cima del Val Galese da questo lato perché non l'ho ancora fatta, ma ci tornerò un'altra volta. La zona del Margo Reis è carsica, è una delle zone carsiche più grandi che abbiamo sulle Alpi italiane. Infatti qua intorno è pieno di buchi, di inghiottitoi dove si infiltra l'acqua, e ci sono qua sotto chilometri e chilometri di fiumiciattoli sotterranei, non so se si dice così. Infatti qui è il paradiso degli speleologi, ci sono ben due diverse capanne scientifiche, la capanna Morgantini e la capanna Saracco Volante. Tappa 1, a parte quest'ultima divagazione, 13 km circa da Limone al rifugio Tombarbera con 1400 metri di dislivello, quindi breve ma intensa. E ci ho messo circa 6 ore andando ad un ritmo tranquillo. Non ho incontrato quasi nessuno, anche perché oggi è venerdì e la via del sale è ancora chiusa, quindi ci sto. Ma che differenza c'è tra via del sale e via Marenca? Allora, ci sono tantissime vie che collegano la pianura con il mare, passando per le montagne, che prendono il nome di via del sale, via del mare, via Marenca, cose di questo tipo. Questo itinerario qui da Limone a Imperia è storico, ci sono diverse testimonianze, e prende il nome di via Marenca. Io, come vi accennavo prima, l'ho scoperto in un paragrafetto di un libro di Andrea Parodi, ma poi ho scoperto che in un altro libro di Andrea Parodi, che si chiama Alte vie della Liguria, che ho trovato in biblioteca, lui l'ha descritto integralmente, alla perfezione, come tutti i suoi libri. Lo descrive però, al contrario, da Imperia a Limone, perché lui è ligure, quindi giustamente è partito da Imperia, che per lui era più comodo. Io sono piemontese e invece sono partito da Limone. Descritto in questo senso qui, in cui lo faccio io, da Limone a Imperia, non lo trovate da nessuna parte, almeno io non l'ho trovato, e quindi ci penserò io a descriverlo, non dovrà più farlo, no? Quella che invece ultimamente viene chiamata l'Alta Via del Sale collega Limone a Monesi ed è un'antica strada militare sterrata, bella larga, che adesso si può fare con delle auto 4x4, con delle moto oppure con delle mountain bike, e si può anche fare eventualmente a piedi, però è molto più lungo che passare per i sentieri, perché ovviamente è una strada militare e quindi fa dei percorsi molto lunghi, dei tornanti. Su quella trovate tutte le informazioni che volete, però io quella la consiglio per mountain bike. Sono le 6:30, ovviamente adesso è uscito il sole
il Margarès che vedete qua dietro si è pulito. Peccato che adesso sia tardi per andare in cima, perché alle 7 danno cena, e anche perché sono stanchissimo. Quindi. Eccoci qui, giorno 2, riparto con questo clima. Sono quasi le 7 di mattina, oggi parto presto perché la strada oggi è molto lunga, sono oltre 30 km, tanto sali e scendi, e quindi conviene partire presto. Qui al Don Barbera si mangia sempre molto bene, è famosa la grappa al vino lungo, io ne ho qui, l'ho assaggiata la volta scorsa e l'ho ripresa ieri sera perché merita. Niente, speriamo che si apra un po', perché camminare con questo nebbione qua è molto piacevole. Direzione Cola di Selevecchi, Cola Rossa e passo Tanarello, e poi ci saranno ancora altri 20 km circa. Colle delle Selle Vecchie, ho avuto un piccolo imprevisto perché sono scivolato sulla neve, adesso ho sistemato qua con due cerotti. Adesso proseguo sulla cresta verso il Monte Bertrand, sperando però che non ci sia la neve. Se ci sarà neve e ci saranno dei tratti pericolosi, dovrò tornare indietro qua e prendere la strada militare e seguire quella, però significa aggiungere tanti chilometri. Vediamo! Monte Bertrand, la cima Coppi della Via Marenca, 2482 metri. La prima parte di questa tappa è stata abbastanza impegnativa, non tanto per la neve che si poteva sempre aggirare, quanto per il forte vento e la nebbia. Adesso sembra che la nebbia sia svanita, il vento in questo momento non c'è, quindi forse sta migliorando. Da qua si può salire alla cima Missun, che vedete qua dietro di me, ma io mi risparmio questi pochi metri perché ho ancora tantissimi chilometri davanti a me. Sono quasi le 11 e voglio arrivare al Monte Saccarello per pranzo. Da qua si vede già il Monte Saccarello, il Redentore, e si vede anche una cittadina di mare che penso sia Albenga. Qui ci sono delle distese immense di rododendri, infatti questa zona qua è proprio famosa per i rododendri. Siamo un po' in anticipo, ma tra 2-3 settimane qua tutta questa zona qua sarà tutta rosa.
che va qua dentro è molto ventoso, direi che è bellissimo. Passo di Tanarello, sono arrivato qui in quasi 5 ore dal rifugio Don Barbera, più di quanto pensassi. Il cartello dal Don Barbera era ottimistico perché diceva 4 ore, è vero che ho perso un po' di tempo a salire e scendere dal Monte Bertrand. Da qua si entra ufficialmente in Liguria e nel Parco delle Alpi Liguri. Adesso proseguo per la vetta del Monte Saccarello, che è imperdibile perché è la cima più alta della Liguria. Non esattamente sulla cima, ma a qualche centinaio di metri sul Monte Saccarello c'è una mega statua del Cristo Redentore. Pranzo veloce e caffè al rifugio La Terza e si riparte, perché i chilometri sono ancora tanti, anche se principalmente in discesa. Questo qui era il rifugio Sanremo, un rifugio non gestito del CAI. Si possono però chiedere le chiavi se eventualmente voleste venire a dormire qui. Questo tratto qui che sto percorrendo fa parte dell'alta via dei Monti Liguri. In realtà oggi percorrerò veramente pochi chilometri, 4-5 chilometri, dal Monte Saccarello al Monte Fronte. Poi io vado giù verso Triora, invece l'alta via prosegue dall'altra parte, verso il Colle di Nava, diciamo. Prima o poi verrò a farmi questa parte di alta via, insomma, dal Colle di Nava o da Pendellarma. Di solito chi percorre la via del sale da Limone, poi al passo di Tanarello, prende giù verso le basse di Sanson, e poi Colle Melosa, e poi da lì la strada verso Ventimiglia. E in bici probabilmente è la soluzione migliore. Ma dal Monte Saccarello invece si può anche prendere quest'altra via che va verso Imperia oppure Taggia. Passo Fronte sotto il monte omonimo qua dietro, ci sono anche le mucche. Io qui abbandono l'alta via che va in quella direzione in là e io invece seguo le indicazioni qua per il Colle di Carezzo. Colle di Carezzo. Allora, arrivati qui ci sono due opzioni. Quella più semplice è rimanere su questo sentiero bello largo che sta in quota e raggiunge Pian del Latte, e poi da lì continua giù fino al passo della Mezzaluna. L'altra opzione, quella sicuramente più panoramica, è quella di prendere la cresta e salire su sulla cima del monte Monega e poi continuare a fare tutta la cresta fin giù al passo della Mezzaluna. C'è un cane qua che mi sta abbaiando, adesso vediamo. Ero molto titubante perché sono abbastanza stanco,
però in questo momento è libero, è pulito, non c'è la nebbia, quindi mi sembra un peccato non andare su a fare la cresta, e quindi farò quest'ultimo sforzo. Per fortuna il cane da pastore era un buon cane da pastore che abbaia, ma si tiene distante e ti lascia passare se capisce che non hai brutte intenzioni. Un grattino? Ma ciao, bello. Che è simpatico. Eccoci qui, Monte Monega. Valeva la pena farsi questa sfacchinata per andare qui su, perché c'è una vista pazzesca. Finalmente si è aperto, non c'è più la nebbia. Si vede Peria, dove arriveremo domani, e si vedono i monti Pietra Vecchia e Toraggio, dove un mese fa sono stato insieme a Monica a percorrere il sentiero degli Alpini. Ora qualche minuto di riposo e poi si inizia la lunga discesa. Dalla vetta del Monte Monega ho seguito la cresta fino a questo colletto. Da qui, volendo, si può ancora proseguire in cresta, ma sale un po'. E io di dislivello per oggi ne ho fatto già sufficienza, quindi scendo giù e vado a prendere la sterrata che passa qua sotto. Passo della Mezzaluna, che bel nome da dare a un passo. Tra l'altro non so se riuscite a vederlo, forse si intravede qua da queste parti, c'è proprio la Mezzaluna, quindi che roba azzeccatissima. Allora, da qua la via Marenca prosegue lungo questa strada qua verso il Passo della Teglia, ma io la abbandono, prendo invece quest'altra via da questa parte qua e scendo a una borgata che si chiama Tarrego di Molini di Triolo, dove c'è un agriturismo che mi ospiterà a dormire stanotte. Poi domani mattina tornerò al Passo della Teglia, dove la riprenderò. Che bel nome, ovviamente, perché mi ricorda mia figlia Luna, però io la preferisco intera. Eccoci qui arrivati a fine tappa, sono le 6:20 di pomeriggio, 11 ore e mezza di camminata oggi. Abbiamo battuto tutti i record quasi. Stasera dormirò in questo agriturismo che si chiama La Fontana dell'Olmo a Drego, Molini di Triora. Sono queste baite qua che vedete. E sopra si intravede il Passo della Teglia che raggiungerò domani mattina. Eccoci qui alla fine di questa tappa, 31 km e 1500 metri di dislivello positivo. In tutto, appunto, come vi ho detto prima, ci ho messo 11 ore e mezza circa. È stata una tappa molto impegnativa, ma così l'avevo organizzata. Volevo fare la Via Marenca in 3 giorni e in 3 giorni non ci sono tante alternative. Stamattina tanta nebbia e vento che mi hanno dato un po' di fastidio, però dall'altro lato mi hanno dato dei paesaggi pazzeschi, delle atmosfere incredibili. Stasera dormo in questo agriturismo gestito da una coppia della Valle Argentina qua, che durante l'estate si trasferiscono in questa borgata con tutta la famiglia e tengono questo agriturismo. Hanno ristrutturato alcune baite, altre sono in fase di ristrutturazione e adesso vi faccio fare un giretto qua per la borgata.
quando dormo in giro nei rifugi, nei cameroni, come ieri sera al Don Barbera, mi porto sempre i tappi per le orecchie e la mascherina. Quest'anno, per aiutarmi a dormire meglio, ho portato anche l'olio di CBD. Questo olio è fatto da un'azienda che si chiama Hemp Routine, è a base di canapa e aiuta a rilassarsi. Io da quando l'ho provato lo uso quotidianamente e mi aiuta a dormire, dormo nettamente meglio. Infatti anche ieri sera l'ho preso per dormire al Don Barbera. Non che abbia bisogno di questo olio qua per addormentarmi, perché sono stanco molto, penso che andrei a dormire anche alle 8, ma è la qualità del sonno che cambia. Se la cosa vi intriga, andate a farvi un giro sul sito di Hemp Routine che vi lascio qua sotto, ed eventualmente potete anche utilizzare il mio codice sconto che è Cammino e vi dà il 15% di sconto. Eccoci qui, il terzo giorno, sono le 7 di mattina, anche oggi partiamo puntuali, anche oggi mi aspettano 30 km circa, però principalmente in discesa. Buona parte della salita me la tolgo subito salendo al passo della teglia e poi sarà una camminata in quota con qualche sale scendi e poi tanta discesa fino a Imperia. Dormito bene. I proprietari dell'agriturismo mi hanno lasciato un casino di roba per colazione, come avete visto, sono stati molto gentili. Io purtroppo non sto benissimo, sono raffreddato. Questo temo che sia opera di mia figlia, perché anche lei era raffreddata nei giorni scorsi, ma dovrei essere abbastanza in forma per arrivare alla fine della tappa, dai. Questo era il passo della teglia, il toponimo probabilmente deriva dal Tiglio, ma a me fa venire in mente solo la teglia di focaccia che mi mangerò quando arriverò a Imperia. Monte Carpasina, sto camminando sul crinale che separa la Valle Argentina di là dalla Valle Arroscia di qua. E come vedete c'è una bellissima visuale su entrambe le valli. Monte Grande, da qua inizia la discesa e speriamo che finisca anche la nebbia. Questo paesino che vedete qua dietro di me si chiama Carpasio e lì c'è un ostello che avevo preso in considerazione per dormire, che può essere anche un'opzione, soprattutto se pensate di fare la Via Marenca in 4 giorni. Ovviamente, come nel caso di Drego, bisogna lasciare il tracciato, scendere di qualche centinaio di metri e poi il giorno dopo ritornare su. Purtroppo in questa zona, proprio esattamente sulla Via Marenca, non c'è niente per dormire.
mano che si scende di quota la vegetazione cambia, ovviamente. Adesso sto camminando in un boschetto di rosa canina praticamente, poi c'è tanta ginestra, andiamo verso piante più mediterranee. Questa qui alla mia destra è la Valprino, dove ci sono una serie di borchi, uno più bello dell'altro, Dolcedo, Lecchiore, Valloria, ma in generale direi che è tutto l'entroterra qui della zona d'Imperia, è molto molto bello. Il fatto che sia nuvoloso oggi non mi dispiace per niente, perché a queste quote qua farebbe molto caldo, ci fosse il sole. Santuario di Madonna dell'Acquarone, là vedo una bella panchina invitante dove vado a mangiare qualcosa. Mi sono ancora concesso quest'ultima salitella in cima a Monte Acquarone, poi da qua in poi è tutta completamente discesa fino a Imperia. In quest'ultima tappa è importante segnalarvi che non ci sono fonti d'acqua. Per fortuna io mi sono portato due borracce da un litro e stamattina le avevo riempite entrambe, perché temevo questa cosa. E va bene che oggi è nuvoloso, fa caldo ma non troppo. Scherzavo, vi avevo detto che dopo il Monte Acquarone sarebbe stata tutta discesa, ma in realtà ci sono ancora delle salite purtroppo. Qui sparano intanto. In quest'ultimo tratto si segue la via della costa che io avevo percorso un po' di anni fa insieme a Monica, proprio questo tratto qua. Ultima tappa bella lunga, perché sono più di 30 km alla fine, comunque vi scriverò poi i dettagli tecnici qua da qualche parte. Non è tutta in discesa, perché il Garmin mi segna quasi 900 metri di salita e più di 2000 di discesa. Adesso sono 9 ore che cammino, devo ancora arrivare, quindi alla fine saranno 9 ore e mezza, una decina di ore, diciamo, lorde, comprese le pause, anche se sono poche. Quest'ultima tappa è molto bella e il paesaggio cambia tantissimo rispetto a quelle prima, perché sono partito stamattina da 1100 di qua. L'ambiente, le rocce, la vegetazione, i profumi pian piano diventano mediterranei. La mia marenca ufficialmente finisce a Doneglia, quindi sono venuto fino a qua, anche se poi dovrò tornare indietro alla stazione. E adesso vado a bagnarmi i piedi nel mare. Alcune considerazioni sulla via marenca. Consigliato farla, sì o no? Allora, sì, se avete un po' di esperienza e se vi piacciono gli itinerari poco gettonati, poco battuti. Considerate che in questi 3 giorni sui sentieri io ho incrociato veramente pochissime persone, anche oggi per la domenica, qui in Liguria, sopra l'Imperia, praticamente nessuno c'era. Quando andare? Periodo migliore sicuramente fine giugno, perché considerate che questo itinerario si sviluppa tra quota 0 e quota 2400, quindi
prima c'è la neve, in piena estate nella parte bassa farà troppo caldo e quindi io ve lo consiglio o a fine giugno oppure a settembre. Inizio giugno dipende un po' da quanta neve c'è su in quota, dovete informarvi. Un altro punto a favore di questo itinerario è che è facilmente accessibile con i mezzi pubblici, perché sia Limone che Imperia, punto di partenza o di arrivo viceversa, hanno la stazione, quindi non dovete prendere la macchina, quindi è molto pratico e sostenibile. Quanti giorni? Se non siete particolarmente allenati, vi consiglio di suddividerlo in 4 tappe. La prima Limone Don Barbera, la seconda da Don Barbera a Rifugio, la terza sul Monte Saccarello, e il terzo giorno potete dormire o ad Rego, all'agriturismo La Fontana dell'Olmo, dove ho dormito io, oppure a Carpasio, all'ostello, e in questo modo accorciate un po' l'ultima tappa. Come avete visto, poi lungo il percorso ci sono tante opzioni, tante varianti possibili. Spesso potete scegliere se passare sulla cresta o passare sotto, su una strada militare, insomma, che sono cose che potete valutare anche sul momento, voi, in base a come state, al meteo, eccetera. Io vi lascio qua sotto una traccia GPS completa dall'inizio alla fine, che evita quasi tutte le cime. Poi sta a voi organizzarvi come credete che sia meglio. Magari l'anno prossimo potrei organizzare un trekking di gruppo proprio sulla via Marenca in 4 giorni. Se la cosa vi può interessare, fatemelo sapere nei commenti. Io vi invito come sempre a iscrivervi alla newsletter, è gratis e vi mando una sola mail al mese con dei consigli sulle camminate. E quindi perché non farlo? Bene, io sono quasi arrivato alla stazione, anche questo cammino è finito e di conseguenza anche questo video è finito. Sono un po' triste perché non ho trovato una focacceria aperta a Oneglia la domenica. Pazienza, mangerò qualcos'altro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buone camminate. Scherzavo, questo video non è ancora finito perché stasera c'è sciopero, non ci sono treni per tornare verso Piemonte. Ho cercato mille soluzioni a questo problema. Pazzesco. Allora, non ci sono treni fino a domani mattina, che non vanno da nessuna parte, né verso Savona, verso Ventimiglia, niente. Non ci sono pullman. Al che ho provato a trovare, a cercare un BlaBlaCar, non ci sono BlaBlaCar, non c'è niente, niente per andare via da Imperia. Ho provato a chiedere un taxi, mi hanno sparato una cifra assurda, 400 euro per andare a Savigliano, anche detto, a questo punto prendo una camera qua, 50 euro la trovo, dormo e riparto domani mattina col primo treno che c'è alle 6.20, c'è un treno, ma incredibile, ho mobilitato un po' di persone, una botta di culo qua, bisogna dirlo. Monica ha trovato un suo parente che era qua a Sanremo, stava partendo, adesso passerà a recuperare qua Imperia, cioè gli farò una statua come minimo. Tutto bello, il discorso che vi ho fatto prima sulla praticità e la sostenibilità dei viaggi in treno. Peccato che se poi c'è sciopero hai bisogno di qualcuno che vi venga a prendere in macchina. Tutto bene, quel che finisce bene. Potevo rimanere offeso.